Buonasera Milano, oggi commentiamo la chiusura di Piazza Affari delle principali borse europee perché finalmente c'è qualcosa da dire. Ieri abbiamo tralasciato di fare il video, c'era Wall Street chiusa, quindi volumi in calo e seduta piuttosto soporifera, nessuna notizia e nessun dato macro rilevante. Oggi invece c'è tanta carne al fuoco, cominciamo come al solito dalle chiusure, quindi partiamo dai dati ufficiali. Milano ha chiuso in calo dello 0,67% a 27.400 punti, 411 punti. In rosso anche tutto il comparto europeo perde un pochettino meno di Milano il DAX, meno 0,52%, forse anche perché oggi è uscito, come tra poco vedremo, tra i vari dati anche l'indice ZEV che si è mostrato superiore alle attese. Wall Street, neanche il tempo di dire, non arriva, sembra finito il tempo dei meno 2, meno 3, meno 4. Ecco il Nasdaq che perde il 2%, S&P meno 1,63 e così anche il Dow Jones. E anche qui andremo a capire il perché. Dunque, è stata una seduta piuttosto vibrante perché innanzitutto c'erano diversi dati macro in uscita. Abbiamo incominciato questa mattina con il PMI dell'area euro, dati superiori alle attese. Dopodiché alle ore 11 è uscita la rivelazione dell'indice ZEV, anche questo sopra le attese, 29,7%. Contro un'attesa del 22,3 e poi nel tardo pomeriggio sono arrivati i dati PMI anche per l'America, anche qui dati sopra l'attese e tra l'altro dati superiori a quota 50, quindi in fase di espansione. L'unico dato sotto l'attese è vendite delle abitazioni esistenti e questo l'avevamo già detto un trend piuttosto consolidato. Questi dati sono stati letti dal mercato come una possibile scure ancora della Federal Reserve e quindi possibili falchi che torneranno a parlare e a spingere per aumenti dei tassi più significativi nelle prossime sedute. Se non bastasse, oggi parlava anche Putin. Non entro nel merito del discorso, ma diciamo che il livello di attenzione e degli stessi mercati alla guerra in Ucraina è salito, quindi c'è più tensione fra le parti, anche tra gli Stati Uniti e la Cina. Quindi in questo calderone della giornata devo dire che pur con le dovute diciamo, cautele, quindi nelle mie dichiarazioni, vedo il bicchiere per Milano mezzo pieno perché un ribasso dello 0,67%, tutto ciò premesso, mi sembra un dato abbastanza buono. Andiamo a vedere un bel po' di titoli oggi perché sono veramente tanti quelli degni di nota. Li passiamo in rassegna piuttosto velocemente e comincerei subito, innanzitutto da Piazza Affari e poi andiamo a vedere anche i titoli. Piazza Affari stamattina è scesa velocemente in area 27.150 punti, non pensavo nemmeno potesse spingersi fino a questo livello, questo è da dire, siamo sempre bravi a dirvi i livelli e tutto quanto, qui non ce l'aspettavamo. Dopodiché, salita intorno ai 27.400-450 punti, avevamo anche evidenziato un possibile 1-2-3 low, più che altro abbiamo segnalato il livello del punto 2 che se superato poteva portare a un ulteriore rialzo e quindi un ulteriore recupero a Piazza Affari e il punto 3 come invece un segnale di ulteriore debolezza si sarebbe potuto andare a chiudere sui minimi. Tutto sommato l'indice è rimasto piuttosto piatto, assorbito bene anche diciamo l'apertura di Wall Street che come vedete è stata in calo. Direi che Piazza Affari con la candela di oggi, che comunque mostra un recupero, come detto prima, mi lascia qualche buona speranza. Ho visto questo, diciamo, neanche ritracciamento, questo lieve calo, un poco più di un punto percentuale nelle ultime due sedute, come un po', mollare gli eccessi di breve. E di eccessi di breve vi vado a parlare perché sono stati tanti i titoli che sono scesi, hanno ricoperto anche dei gap. Uno di questi è Iveco, che
che ha chiuso chirurgicamente il gap più vicino, non ancora questo, questo probabilmente non si chiuderà tanto in fretta, questo gap è piuttosto importante con l'uscita della trimestrale, però il primo spiffero che aveva alle spalle lo ha chiuso e la chiusura non è male, quindi attenzionare Iveco. Dopodiché, altri titoli interessanti. ERG è rimasta, anche questa l'abbiamo segnalata sul supporto, quindi questa è un'area dove gli acquisti tornano ancora, quindi quota 27,50, quota 27,70, sempre attenzionare perché è un supporto piuttosto importante. Vi vado a segnalare A2A tra le utilities perché in controtendenza rispetto a Piazza Affari è ancora lì a ridosso delle resistenze di area 1,40, quindi monitorare anche A2A perché abbiamo sempre questo gap in area 1,47 che potrebbe essere ricoperto e a breve arriva anche la trimestrale. Dopodiché Enel lo facciamo vedere perché per chi mi ha seguito nelle precedenti analisi ho detto fino alla noia, attenzione area 5,25 che potrebbe essere un livello interessante. Bene, oggi c'è scesa, scusate, minimo 5,26,8, parte bassa di questo box, per il momento tiene, quindi anche Enel è un titolo che rimane da attenzionare, quindi anche questo box che vi ho già evidenziato. Passiamo oltre. Tenaris, altro titolo che va a chiudere un gap, uscita la trimestrale, forte a lungo, vi ricordate, avevamo fatto un più 10 sul canale premium, dopodiché il titolo è sceso, le ultime due sedute, volumi in calo, ha ricoperto il gap, si è fermato nuovamente a 16 euro. Poteva essere un'occasione d'acquisto? Lo vedremo nelle prossime sedute. Da attenzionare anche Tenaris. Fineco non si può non parlarne perché non ha fatto niente di clamoroso, però è stato tra i migliori titoli del MIB, rimane anche questa incollata lì, bancario, non distante dai massimi, quindi occhio anche a Fineco per le prossime sedute. Poi che ho selezionato ancora, Banca Monte dei Paschi di Siena, stamattina ha visto proprio così, da vicino, quota 3,297 euro, e 50, ovvero era tornato sui livelli di apertura di questa candela del 14 di ottobre 2022, diciamo ha corso abbastanza perché è passata piuttosto velocemente come immaginavamo dai 2 ai 3 euro, 2,97 va bene. La candela di oggi però, volume in aumento, non una candela bella, avete capito che conformazione è questa? Bene. Da attenzionare nelle prossime sedute, non è detto che scenda ancora, però la candela non è bella. Dopodiché, ERA, altro utilities, ve la segnalo perché ha fatto 1, 2, 3, praticamente 4 minimi in area 2,55, quindi questo è un livello che è interessante. Guardate che spike che fa, oggi c'è tornata, non è riuscita a riprendersi perché era andata anche oltre quota 2,60, però i 2,55 rimangono ancora integri. Chiudo con Stellantis, questo però è un grafico 5 minuti perché vi faccio vedere i 5 minuti perché sono giorni che facciamo vedere come in corrispondenza di quest'area tra i 2,15,75 e 15,80, tutte le volte che il titolo ci torna, vede di nuovo acquisti. Qui ha fatto un perfetto doppio, era andata a un target chiaramente intraday di doppio o triplo minimo, perfetta, è risceso ancora. Punto 4 l'abbiamo evidenziato anche nella seduta di oggi. E chiude ancora su questi livelli. Anche qui abbiamo la trimestrale in arrivo. Candelone rosse e candelone verdi, tutte con volume. Quindi attenzione quando arriva la trimestrale perché qualcosa succederà di sicuro. E basta, direi che è tutto. Se avete qualche titolo interessante che volete segnalarci, potete commentare e poi magari lo andremo anche ad esaminare. Grazie per l'attenzione. Lasciate un like a questo video e iscrivetevi al canale.